Ragazzi, mi spiace infinitamente se questo video non sarà lunghissimo o non conterrà molte parti di Outros, ma abbiamo veramente ci siamo impegnati, abbiamo registrato tutto il pomeriggio, ma praticamente non siamo riusciti a passare i file dalla PlayStation di Rosso alla mia chiavetta, siamo riusciti a passarne solo due per questioni di tempo, quindi spiace moltissimo, il prossimo video sarà molto più lungo, nel frattempo buona visione. Sei sicuro che dovevo correre? Sì, risata satanica ci stava. Che gioco bello! Qualcuno vuole morire oggi. Noi. Esatto. Quindi guardate ragazzi, sono io, sono su altro via. Scusa. Io mi sento voi, fa niente. Ok, leggi. Lino Germano, giornalista investigativo, io sono Rosso Roma, ciao, 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 ciao. Ragazzi, io ho 10 circostanze spiegate della provincia rurale dell'Arizona. Tu vesti i panni di Blake Langerman, suo marito assistente a Cavern. Documenta tutto, non siete combattenti, quindi l'unico modo per sfuggire agli orrori che vi attendono in questo luogo remoto è correre, nascondervi o morire! Una cazzo di pistola, mai a pagarla, bene! Ha degli ottimi propositi sulla vita questo. Io non ho capito un cazzo, così è finito. Sì, ho finito. Perfetto. Io sono passato per fare una comparsa, non per giocare, vero? No, tu giochi e non rompi il cazzo. No. Non c'è pulsante per diminuire Ah, io ce l'ho, aspetta. Ok. Va bene. Anche io ce l'ho. Rigoroso silenzio, adesso. Ho paura. Comunque, bravo per aver messo i sottotitoli, sta arrivando proprio. Blake, are you really sleeping? I'm awake. Okay. You should have slept last night. I'm awake. I have to get that hospital footage organized. You were calling out some other woman's name. What? Wait. In your sleep. Jessica, I think. You know a Jessica? Oh, no. I mean, I was dreaming about Jessica Gray from when we were kids. Oh, yeah. I haven't thought about her in ages. Hey, we're crossing into reservation land now. Yeah. We can look, but there's nothing out here. It does look pretty empty. She had to have spent at least a decade downstream from some pretty heavy. Mi piace avere un contatto con il mondo esterno. Say so, man, you bought the time. We should record an intro while we're up here. Production value? Okay, sure. Ma puoi muovere, tipo. Puoi muovere la visuale? Ah, sì, ho capito. Audio's gonna be crap. We'll have to. What the fuck? Nel parolaccio che non vuole bestemmiare. Tutto sotto controllo. Cioè, siamo in Outrest, tu vai guardando le parolacce, però. Il sangue. Vedi questo? Bello, guarda le gocce, guarda che vince. Ah, vinto, su. Have a soup pie. Ok. La droga fa male. I'm Lynn Langerman, here for newstomorrow.net. We're flying past the Havasupai Reservation in central Arizona in search of the origins of murder victim. Hey, Lynn, I don't think you should say murdered. We don't know that. Oh, I'll say she strangled herself to death. That's what the police report says. We may need this for the doctor interviews. If this falls on the first 30, we need to get the word murder in there. We should probably mention the fetus. Vediamo finché possiamo, ricordate. Here, let me try a version that can serve as an intro for the whole piece. Tell me when we're good. Io non riesco neanche a pensare di ridere. We're good. No, ma mi da star male. Cioè, non nel senso. No, nel senso, però. Bella fronte. Bella fronte. Cioè, saltano, ecco. Poi una luce a caso da un temporale. Ehi, questa è la droga. Dai, mi sono detto la droga. Sì, questo sì. Però inizia per molto che cosa non sento i miei pensieri! Pensiero tutta una riga continua. Ma perché al contrario e perché brucia? Cioè al contrario ok, ma perché brucia? Salta una brucia. Beh, non ci sono come fermi. Salta una brucia. Brucia. Là c'è un crocifisso. Cioè, c'hai lo zoom in quel caso, no? Però questo è Gesù. Gesù va bene. Va bene. Che si aprono un brucio. C'è una foto per Jessica. Io Jessica. No, tu. Ah, tu, io Jessica. Ciao. Ciao, sono Jessica, ho 23 anni, sono di. No. Ti prego, salvaci! Sì, no, davvero.
Ne avremmo molto bisogno. Oddio, un tizio bello. Sono le 6 e 7. Ma quell'orologio che avete contato a cui si muove? Ma giù, no, è giusto! No, sono 10 alle 3. E dettagli e... No, no. E una bella cartina? Nebraska! Credo. Perché c'è tipo siamo in ospedale e ci siete? Messico! Scappiamo lì! Quello là segna 6. Ah no, ok, giusto. No, sono giusti. Sembrava diverso. No, in realtà sono passati 5 minuti da un orologio all'altro, non ho preso uno dettagli. Non so perché non mi aspetta qualcosa. La dita. Ma che bello. Sto cominciando a vedere i pensamenti, non è così. Non si chiude una porta a casa, ti chiudono così. Via. Non siamo soli, quindi dice. Neanche nell'universo! Sì, gli esistono! Forse. Prendete lui però in caso. Questo qua. Chi? Lui mio. È proprio in mezzo a noi. Non prendete me, va bene. Ma vieni su. No, mi è venuto un crampo, sto cercando di fingere che non faccia male. Arriva in entrambi e stare fermi. Sì. Qualcuno mi trova la mano. Anche tu, dove ti serve la mano? Oh, grazie. Fuck. Lynn? No, non è una buona idea. Sì che è una buona idea. Find Lynn. Nothing matters but Lynn. Ah, le scene belle di prima. Ma cosa serve? Lo sguardo, sì. Ma che cazzo senti così? Sai che non funziona, chi muore passa il telecomando. I platform! Ma ci sono i testimoni di Gesù? Sicuro, c'è Gesù, c'è Satana, ci sono anche quelli. Per forza. Ma non ti vengono a suonare il campanello però. Sei tu il testimone di Geova. È vero, bussi. Non andiamo a bussare le porte, siamo noi, perché non ci aprono. È già stava accadendo. Siamo testimoni. Gli eventi importanti devono essere registrati. Registro. Quadrato per continuare. Cos'hai da registrare in tutto ciò non si sa. Finché il cerchio non si riempie del tutto, tieni puntato. E mi fa. L'aereo che prende fuoco. E quindi? È un evento importante. Sì. Molto importante. Fai un filmato registro. Shit. Non andare in mezzo al fuoco, non è una buona idea. Jesus. Cristo c'è, no. There's no bodies. She's not in here. Volevo fare una battuta, ma non evitiamo. Le facciamo a fine video. No. Usa la visione notturna, è possibile. Cosa avevo già visto? Io. Per vedere di quante menti ne abbiamo due. Nothing matters but Lynn. Oh. Sì. Io provo a usarle. Usa la batteria. Ah, lì sono le batterie. Ah, ecco dove... Le bende? Credo per curarsi. Ah, che figata. Ah, quindi quando recuperiamo la vita dopo che l'abbiamo presa. No. Che sfiga! Oh, il mondo è più chiaro, o meglio è infrarossi. Non so perché mi torna alla mente brutti ricordi da sta visuale proprio. Ah, ma è tutto tranquillo in realtà. Che cazzo ci dovete fare? Ah beh. C'è un nuovo impatto. Questo è non vale. In effetti non c'entra con l'incidente. Bello! Lo devi riprendere per 12 secondi, non è quello, cioè. Non so, non per dire, ma gliel'hai preso un pacco. Secondo te era carbonizzato. Non si vedeva, posso fare a meno di censurarlo. Tolga il volume. Subito. Fai come me. Sì. Be positive. Ah, già ci possiamo guardare indietro. Com'è? L1. L1. Ah. Bello. Gira la testa a 180 gradi, quasi come un... Come no. Jimmy! Ma tutto a caso non cambia. Occhio se ci sono i burroni, che non vorrei che ti morisci ancora. Però che lui scivola sui sassi, c'è manco... Che cazzo di quanti c'è? Non lo so. Un villaggio, oddio. C'è una croce, non ci capisci. No. È un molino. Ti ricordi il famoso molino della Dino? Stai consumando batteria comunque, io non vorrei essere qui. Ecco. No, ci vedi, pensavo che ci vedessi. Ok, questo me lo ricordo. Questo
superare un ostacolo, premi X. Vai a fare il testimone di Geova della situazione. Vai, diciamo, bussare le porte. Sono un testimone di Geova! Sono quello, sono. I'm lost. And hurt. Ovviamente nessuno bloccata. Mi rifiuta. Andiamo avanti, testimone. Il testimone di Geova ha rifiutato. I cactus sappiamo già cosa fanno. Sì, male. Male. Cosa? Guarda a sinistra. C'è qualcosa che saltella. No, io male. Giuro, ho sentito. O il cactus è mosso o se qualcuno. No, ti ho sentito qualcosa. Faceva tipo. Benda, mi guardi, visto la benda. No. Non è vero, sto scherzando. Ecco, qua forse la tengo su un attimo la telecamera. Sì, la tieni su. Buio, non si vede una mazza. Is anybody there? Is anybody there? Entriamo nelle case. A caso, però. Scusi! Com'è bello. Ma è finto o vero? No, è finto. O forse... No, è finto. Sembrava vero, però. Hey, man. È l'embrace morto. Prendi. Oh, shit. Leggiamo il documento e gradisci le giovane. No, non dovrebbe. Sei come la vecchio altro. Si è aperta la porta. Ma tu l'hai lasciato aperta? No, la tua segnata a destra. Quale? Questo. Non è lì. No, è lì. Vedi che si era aperta la porta? Io non starò qua. E io me ne andrei a chiudere anche la porta. Io siamo gentili. C'era un tizio qua adesso. Sì, quello me lo ricordo bene. Quello qua. Eccolo lì. Ciao. Ogni carne come erba per ingrassare i buoi, sacrificio. È un gatto, non è un uomo. Cos'è ricarica comunque? La batteria, sì, magari per ricaricare. Parla della menzogna e non l'ho letto poi. E poi è scappato. Vabbè, fa niente, tranquillo. Questa qua? Ma c'è un teschio là. Penso che sia tipo scena del Vangelo e quelli insanguinati non verranno uccisi. Quelli con la bandata del sacro Vangelo non verranno uccisi. Vero, cosa? Esatto. Mucca bella. Oddio. Cosa? Cosa hai visto? Ti giuro che ho visto uno. Lì a sto facendo un attimo i cazzi miei. Giusto. No, dai. Poi c'era la caccia del papa, quella lì. Sì, questa me la ricordo. Facciamo gli uomini. Avanti. Permesso. No, avanti. C'è un coso in te. No, ma è bello lui. È bellissimo. Il nostro amato Dio continua a concedermi visioni e ora sono convinta. Più che mai. Tolgo questa perché sennò si scarica. Più che mai il nemico è ogni giorno più vicino. Stavo rimuovendo le macchie dal pavimento della stanza di Daniel quando una musica benedetta inizia a crescere dentro di me facendomi sprofondare in una santa sorta di trance. Fu allora che vidi una creatura simile a un sole infuocato con file su file di denti delle sue membra penzolavano quelle che io credevo essere braccia, ma che in realtà erano cazzi eretti. Ah, veramente? Pronti alla penetrazione. Stai scherzando? No, erano cazzi eretti pronti alla penetrazione. Erano cazzi eretti pronti alla penetrazione. E da qui continuo io il mio argomento, siediti. E mentre scendeva lentamente, questo sole mostruoso fotteva la terra dando vita a orrori scomposti. Dai, non ci vuole qua. Che sorgevano dalle fiamme. Il panico mi aveva paralizzato e mi impediva di respirare. È un porno. Mi tornarono alla mente ricordi del passato, di quando accecai Daniel con la lasciva e mi sforzai di piangere senza riuscirci. Quando mi risvegliai ero bagnata di piacere e desideravo ardentemente un uomo dentro di me. E quella sensazione non era dissimile al terrore stesso. Cerchè conforto nei tuoi insegnamenti. L'ultima terrore, che è fantastica. Terrore e gioia nel progetto di Dio. Ma trovare maggiore piacere sentendo la tua virilità dentro di me. E vedere che l'anticristo venga strangolato al mio ventre. La pecora più fedele del tuo gregge consumata dal più desiderio. Lisa. Cos'è? Per qua. Effetti live, bene. Torniamo a noi. Adesso per quale motivo? Quello c'era prima. Ma no, ma c'era anche nella demo, ti ricordi che strisciando quando... sotto i letti. Vabbè, classico. Così. Andiamo a fare un po' di pulizia sotto il letto. Gli puliamo i pavimenti a gratis. Ma c'era quello lì steso in terra. Sì, certo che c'era.
Non è una novità. Battery, che cazzo è successo? Come non si vede un cazzo? Infatti. Beh, ma perché? Vedi che non si... Su questo... Finestra paranormale. Alcune porte hanno una serie di... Cosa c'è? Cerca se sono batteria o qualcosa del genere. Cioè, stai scherzando? Ora le porte devo pure controllare se hanno il chiavistello. No, ma è una cosa molto, molto buona questa porta qua, non si apre. È buona perché stai scappando e chiudi il coso. Sì, sì, ovvio, io sto scappando, mi fermo, chiudo il chiavistello, arriva uno, la butta giù con una spallata. No, sai qual è il problema? Stai scappando, vedi che uno non si apre. Perché non si apre? C'è il chiavistello dietro. No! Infatti è quello che pensavo. Ricorda che qui non vieni dilaniato dalle sbarre di ferro, come non lo so. No, yeah. Ah già, mi ero dimenticato di una cosa. Documentare tutto. C'è un documento. Questo coso qua. Qua c'è. Esamineremo meglio d'ora in poi. Della serie Corri Forest. Satana qualcosa di... Questo non lo diceva nella demo, sono andato a cercarlo su Google Traduttore. Che cosa vuol dire? Tipo Satana... Dio qualcosa, non mi ricordo. Inimical mi manca, bro. Sì. Magari sarà inimitabile Dio. Sì, questo me lo ricordavo. Togli la videocamera. Deve registrare cosa? Ok. Diciamo che preghiamo del Signore la chiamata. Ritornello. Alleluia, si placa la tempesta. La nostra attesa è finita. Nasca il nemico la funesta. Andiamo avanti se non fiamma più. Sì, classica croce fatta di corpi su corpi. Cosa c'è sopra la tua testa? Una cosa che se ti cade in testa ti fa tanto male. Cos'è questo coso? È una palla. Sì, ma è una palla che non vorrei giocarci a calcio. Ah beh, no. Una ruota dentata. Poi tu proprio incurante, proprio... Ma chi se ne frega? Il rispetto di dietro? No, non c'è Satana che lo fa. Non ancora. Non ancora! Finché se ne sta da solo, bambino. Cavallino che si muove da solo, è quanto inquietante. Testa in no, ma quella è una bambola. Sì, nel senso. E c'è il cancello chiuso. Ed ecco, da qua in poi finiva tipo la demo, anzi, da qua... No, da qua è c'è diverso. Tutto diverso. Perché qua ti stuprava la tizia, in teoria. No, c'era il pozzo. C'era il pozzo, sì. Non c'è il pozzo. E da ora iniziamo questa bellissima nuova serie. Il libro della vita dell'agnello immolato, chi sta parlando? Perché a me sembrava arrivasse da dietro il suono. A me arriva, sembrava arrivasse da sinistra. A me da sinistra arriva. Perfetto! La batteria. Bad. Perché ha una batteria zanzi? Schifo, bad. Non lo so. If battery equals siamo morti e noi siamo morti. Cioè, girati in corso, corri, non gli incontri. Stai sicuro che dobbiamo correre? Tutti corrono, ma non ancora di direzione. E poi ce n'è una di direzione. Non fosse dietro. Perché è tipo... 10 minuti. Sono già 10 minuti, ma che cazzo. E siamo già morti. Una volta. Stop. Croci.